Benvenuti a Toscana a Tavola. Non siamo nel solito mercato fiorentino, ma siamo in un'azienda meravigliosa che, pensate, è nata nel 1909 grazie a Casimiro. Questo è il nome del bisnonno. Qui accanto a me ho Francesco Mati, che insieme ai fratelli Andrea e Paolo stanno portando avanti questa bellissima tradizione che tra l'altro si è allargata nel tempo. Sì, siamo partiti come un'azienda orticola con mio nonno, che l'ha trasformata, mio bisnonno, l'ha trasformata in vivaistica. Oggi, dopo più di 100 anni, con i miei fratelli abbiamo fatto qualcosa di più. E cioè il nostro slogan è piante, giardini, sapori e cultura del verde. E qui puoi vedere un po' di tutto. Ci sono piante, c'è un giardino molto bello, studiato in un certo modo, quindi secondo una certa cultura, secondo una certa tradizione del verde. E poi alle nostre spalle c'è un ristorante agrituristico dove i sapori prendono una certa consistenza. Che è il ristorante? Toscana Fair. Che vuol dire Toscana Fiera. Perché Fair? Fiera perché più che una semplice ristorazione è quasi una filosofia sul gusto e sull'arte di vivere il gusto in Toscana. Noi abbiamo una tradizione millenaria di sapori e allora Toscana Fair è internazionale come nome, creato da Paolo Mati, da mio fratello. Ma al tempo stesso è il simbolo di uno stile di vita. Si vive in una fiera di sapori, di colori, di forme come ci circondano in questo momento. Bene, grazie Francesco. Grazie. Allora, voi. Io adesso mi assento un attimo da questa meravigliosa azienda perché vado a fare la conoscenza, o soprattutto a far fare la conoscenza ai nostri telespettatori, di una sorgente, di un'acqua purissima che è l'acqua San Felice, un'altra eccellenza del territorio pistoiese. D'accordo? Benissimo. Ci vediamo più tardi. Arrivederci. A pochi metri dallo stabilimento Acqua San Felice, ecco, scorre questo bellissimo torrente. Come si chiama? È il torrente Ombrone, pistoiese, che non ha nulla a che fare con quello di Grosseto. È un torrente che ha una bella portata, è vicino al nostro stabilimento e rinfresca da gioia. Allora, lui è il proprietario di questo stabilimento Acqua San Felice, sto parlando di Vieri Ceccherini. Andiamo a fare la conoscenza dello stabilimento e lasciamo la pescaia alle nostre spalle. Ed eccoci qua, siamo all'interno dello stabilimento Acqua San Felice con il proprietario Vieri Ceccherini. Andiamo a spiegare, per esempio, qual è il procedimento, a che cosa serve questa luce? Questa luce serve a fare un primo controllo delle bottiglie vuote che vengono analizzate da un punto di vista proprio strutturale della bottiglia, che non sia sbeccata o eventuali residui dentro. Ecco, una cosa importante è quest'acqua, l'acqua San Felice, è un'acqua ecologica sotto molti aspetti, non solamente sotto l'aspetto di questa acqua a livello organolettico meravigliosa che arriva dall'abetone, no? E che dopo sei mesi arriva alla fonte, ma anche perché voi intanto utilizzate il vetro. Sì, noi utilizziamo il vetro, lo sterilizziamo, lo ricicliamo. È importante che il vetro sia appunto sterilizzato perché il prodotto, l'acqua minerale nasce perfetta, pura alla sorgente, sta a noi poi mantenerla in una bottiglia sterile. E questo è un punto molto importante perché l'acqua minerale è un prodotto molto delicato. Velocemente, il procedimento dalla fonte al confezionamento? Dura sei mesi appunto sotterranea, poi dalla sorgente arriva tramite una tubazione d'acciaio inox, viene canalizzata appunto fino a qua e imbottigliata. Non può subire nessun tipo di trattamento se non l'addizionamento di anidride carbonica. Infatti ripeto che l'acqua San Felice può essere chiaramente bevibile naturale oppure gassata o leggermente gassata, frizzante, a secondo anche della colorazione delle etichette. Esatto. Qualche caratteristica numerica, allora, quante bottiglie al giorno? Facciamo circa 80.000 bottiglie al giorno. Qual è il vostro mercato? Il nostro mercato è la ristorazione, gli alberghi, pub, eccetera, nel territorio toscano e centro Italia, e poi esportiamo molto. Ricordiamo che l'acqua San Felice è anche considerata l'acqua della Toscana. È l'acqua di Toscana. Di Toscana. Grazie al nostro Vieri Ceccherini e adesso andiamo a fare la conoscenza dell'orto da cui chiaramente realizzeremo il piatto di oggi.
E in questo meraviglioso giardino, ma orto al contempo, qui di Mati 1909 Pistoia, troviamo Vincenzo Volpe, che è il nostro chef, che andremo, con il quale andremo a realizzare questi piatti, e Céline, giornalista turca ma ormai fiorentina di adozione, che vedo che ha già colto uno degli elementi che servono per il piatto, una carota. Che carota? Questa è carota viola e... Questa versione non ce l'abbiamo in Turchia, questa è soltanto in Toscano eppure in Italia. Una domanda, vediamo un po', vi voglio mettere in crisi. No. Sì, tutti e due voglio mettere in crisi. Sapete dirmi nelle origini, diciamo millenarie, di che colore era la prima carota? Arancione? No, era bianca. No. Rossa? No, era nera. Pensate, la prima carota che il genere umano ha mangiato era nera. Poi gli olandesi la trasformarono con i vari incroci e la fecero diventare arancione, come la maglia della squadra di calcio di Cruyff, tanto per fare un riferimento a un grande calciatore del passato. Allora, quali sono gli elementi che tu hai già colto? Abbiamo preso il cetriolo, le bietole, le cipolle e le carote viola, che andremo a fare delle verdure in agrodolce per il nostro uovo. Bene, allora mettiamola lì, voi potete andare, mi aspettate poi in cucina, te poi per l'assaggio, perché a te il compito di assaggiarlo. Vai Vincenzo, e io invece vado da quest'altra parte, perché vado a fare la conoscenza del mitico, fantastico, eccezionale fagiolo di Sorana. E adesso parliamo del mitico, meraviglioso, eccezionale fagiolo di Sorana, che tra l'altro ci invidiano in tutta Italia, se non in tutto il mondo, vero Presidente? Sì, sì, è conosciuto in gran parte del mondo. Allora, ricordiamo che il Presidente è Roberto Dingaggi, Presidente del Fagiolo di Sorana, è un prodotto IGP che sta per... Indicazione Geografica Protetta. Da quanto tempo ha avuto questo riconoscimento? Dal 99 che ci stiamo lavorando, e però il riconoscimento è dal 2002 che è stato dato. È un gusto unico, qualità certificata. Voglio ricordare che ci sono diverse tipologie di fagiolo, quello bianco tradizionale. Sì, e l'antico rosso, che più, si presta più per il farro, per le zuppe. Questo. Bene, quali sono gli abbinamenti che lei consiglierebbe col fagiolo di Sorana? Col bianco, bistecca alla fiorentina, baccalà. Tonno del Chianti, si dice bene, perché insomma, un piatto delicato, e poi il fagiolo è buonissimo anche da solo, è come non ha, anche senza abbinamento è un buon prodotto. Ma perché? Mangiare. Perché il fagiolo di Sorana è così apprezzato? Perché è così buono? E perché costa anche tanto? Perché non ha buccia, è delicato al palato, si digerisce bene e... E il suo costo è un po' elevato rispetto agli altri? 22 euro al chilo. Ecco, perché? Perché è buono e poi è poco. Oh no, e soprattutto perché è poco, cioè la quantità, la produzione è limitata. Di nicchia, quindi è bene che mantenga un buon prezzo. Nelle annate migliori qual è la produzione? Su 70 quintali. 70, com'è andata quest'anno? Quest'anno siamo parecchio indietro, perché a quest'ora dovevano essere già, sono un rampicante, doveva essere già circa un metro, invece siamo sempre a raso terra. Ecco, quanto è la raccolta e avviene in che periodo? Di solito fine agosto, quest'anno si andrà anche a settembre inoltrato. Bene, allora io ringrazio il Presidente Roberto Dingaggi e facciamo un bellissimo in bocca al lupo a colui che vi ha accompagnato in questi anni meravigliosi. Mauro Carreri, che purtroppo non sta tanto bene, però gli auguriamo una pronta guarigione. Grazie a tutti e proseguiamo il nostro meraviglioso percorso, è il momento della pausa caffè. Benvenuti a Pausa Caffè. Oggi ci trasferiamo nella Pistoia medievale, facciamo un viaggio indietro nel tempo con Marco Vozzolo, che ha appena pubblicato La corona del re Longobardo a cura di Leone Editore, un volume importante anche per numero di pagine, che, come dire, racconta una saga storica importante. Sì, è la saga delle famiglie pistoiesi, in particolare i Cancellieri e i Panciatichi, che si fronteggiano ai Pucci, che erano le famiglie più blasonate nel 1300. Marco, tu non sei toscano, ma hai scelto la Toscana come terra di adozione e l'hai scelta anche per, diciamo, come fonte di ispirazione, perché hai scritto altri libri che riguardano gli Etruschi. Ce ne vuoi parlare? Sì, ho scritto altri due libri che riguardano gli Etruschi, e sono uno puramente storico, che era il primo praticamente con cui il mio esordio, che si chiamava I Gufi di Velatri. Il secondo si chiama Necropoli, è praticamente la storia che si divide tra l'attuale e l'epoca etrusca dell'Etruria che fu.
Quindi diciamo un salto tra il passato e il presente. Esatto. Il protagonista infatti lavora su elementi che trova nella sua storia, però che riconducono all'Etruria. E c'è qualcosa anche che riguarda il cibo? Sì, erano raffinati anche gli etruschi, non ci si deve stupire se si trovava anche l'anguilla farcita con dei fichi che loro mangiavano, per esempio. Ecco, è un altro piatto che ti ha colpito? Selvaggina, utilizzavano molto le verdure e anche ovviamente il pesce. Ecco, allora quindi così, anche se questi piatti insomma sono un po' poco estivi, noi vi invitiamo invece a utilizzare questa pausa estiva per concentrarvi nella lettura e scoprire una Pistoia poco conosciuta insieme a Marco. Buona lettura a tutti. Il nostro percorso termina chiaramente qui, o meglio si concretizza qui all'interno della cucina Toscana Fair, all'interno dell'azienda appunto Mati qui a Pistoia, con Vincenzo Volpe alla mia sinistra che realizzerà questo piatto che sembra facile perché ha a che fare con un uovo, ma vi posso garantire che è particolarmente articolato, e con colui che invece è alla mia destra e che è un fiorentino d'origine controllata. Sì. Doc CG e più esattamente... Il tuo nome? Alfredo. Alfredo. Alfredo, da quanto tempo collabori con Vincenzo? Più o meno... Nello stesso periodo? Nello stesso periodo. C'è una differenza di 10 giorni. Benissimo. Allora, andiamo a vedere subito quali sono gli ingredienti, o meglio, prima diciamo il titolo del piatto. Beh, è un uovo bio a 65 gradi con una giardiniera di verdure dell'orto. Quando si dice bio, cosa intendi? Beh, il bio, diciamo, per quanto riguarda l'uovo, è quelle uova che provengono da un allevamento che appunto è certificato biologico. Benissimo. Allora, ingredienti che utilizzi, oltre l'uovo? Beh, abbiamo delle verdure che provengono dai nostri orti, quindi delle carote, delle cipolle rosse, del sedano, delle costole di bietola e dei cetrioli. Ecco, come sublimare un uovo? Uno dirà, ma insomma l'uovo quando si fa frittellato, come si dice a Firenze, è già una bella cosa. Se poi addirittura ci mettete qualche lamella di tartufo bianco di San Miniato, magari bella, venosa, stupenda e meravigliosa, beh, ci siamo già. Però qui vogliamo sublimarlo con l'aspetto vegetale, visto che siamo un po' nel pianeta del verde qui a Pistoia. Ricordiamolo che Pistoia è il polmone verde per antonomasia, almeno per quanto riguarda l'aspetto vivaistico della Toscana. Allora, partiamo subito con che cosa? Beh, noi per motivi tecnici, diciamo così, abbiamo già preparato le nostre verdure che sono, diciamo, tagliate e cotte in una miscela di acqua, vino e aceto. In questo caso qui abbiamo cotto le verdure, diciamo, bianche, come il sedano, come la costola della bietola, come anche, non è bianca ma insomma fa parte di quelle famiglie lì per quanto riguarda la cottura, il cetriolo e la carota, in una miscela di acqua, aceto bianco e vino bianco. Per quanto riguarda la cipolla, invece abbiamo utilizzato acqua, aceto rosso e vino rosso, sale e zucchero in entrambi i casi. L'uovo invece l'abbiamo cotto a 65 gradi per 45 minuti e in questo modo qui riusciamo ad ottenere non un vero e proprio uovo cotto, ma è una via di mezzo. È una via di mezzo che esalta molto il sapore e è un gioco di consistenze e contrasti, perché noi abbiamo un uovo molto morbido e delle verdure molto croccanti. Abbiamo un uovo che tende ad ingrassare un pochino la nostra bocca e delle verdure a base acida che invece tendono a pulire la nostra bocca. Quindi è un gioco... Un connubio. Sì, sì. Un connubio, sì. Perfetto. Bene. Allora, adesso che facciamo? Allora, praticamente diamo ad Alfredo le nostre uova che le porta in forno, in questo caso qui, perché per cuocerle noi cosa facciamo? Portiamo il nostro contenitore con dell'acqua dentro il nostro forno che porteremo a 65 gradi. A quel punto metteremo le uova all'interno dell'acqua e aspetteremo il tempo che sono appunto i nostri canonici 40-45 minuti. A quel punto poi tiriamo fuori e le nostre uova sono pronte.
perché il forno piuttosto che una pentolina? Per quanto riguarda questo caso qui, noi anche nel ristorante usiamo delle attrezzature molto precise, come ad esempio il runner, che ci danno la possibilità di tenere sotto controllo la temperatura anche di 0,5 gradi. Rispondi più semplicemente, è un problema semplicemente di precisione di gradi di temperatura. Sì. Bene, così riusciamo a tenere sotto controllo. Perfetto, sono stato soddisfatto della risposta. Allora, adesso vai. Allora, in questo momento prendiamo il nostro piatto di portata, le nostre uova dovrebbero essere pronte. Eccolo qua, benissimo. Ok, prendiamo il nostro piatto di portata e cominciamo a fare quello che è un cerchio all'interno del nostro piatto con le nostre verdure. Quindi sistemiamo come se volessimo fare... Ricordaci ancora le verdure che hai utilizzato. Allora, utilizziamo il cetriolo, il sedano, le costole di bietole, quelle diciamo appunto da costa, quelle bianche, la cipolla rossa e le carote. Questo è tutto quello che appunto abbiamo nel nostro orto. Ricordate, una sbollentatura brevissima, proprio serve semplicemente per dare croccantezza, vero? Sì. Utilizziamo una miscela appunto di vino bianco, acqua e aceto bianco, o vino rosso, acqua e aceto rosso, e si parla sempre di un 4 minuti di cottura, quindi è una cottura veramente molto veloce e molto istantanea. A questo punto procediamo con il nostro uovo, che andremo a rompere in un ciotolino. Ecco, vedete perché, ecco, attenzione, qualcuno a casa potrebbe dire: oddio, allo chef gli si è rotto l'uovo mentre lo apriva. E no, lo voleva proprio così. Diciamo che c'è una differenza proprio di coagulazione tra l'albume e il tuorlo. Coagula prima il tuorlo dell'albume. Quindi abbiamo questa consistenza un pochino più gelatinosa per quanto riguarda l'albume, e il tuorlo invece è un pochino più sodo. Andiamo ad ultimare il piatto con le nostre decorazioni, che usiamo sempre le nostre erbette. Quindi... Non voglio metterti in difficoltà, ma secondo me, ora abbi pazienza, io faccio un ragionamento, a me piace molto il pane. Sì. Ecco, secondo te che consiglio daresti? Che tipo di pane consiglieresti se qualcuno vuole utilizzare il pane in abbinamento a questo particolare uovo e a questo particolare insieme di vegetali? Il nostro pane toscano sarebbe anche l'ideale, perché comunque è un pane che è diciamo un pochino più sciocco, quindi non va ad influire in quello che è la sapidità del nostro piatto, perché qui abbiamo già dei sapori belli forti, abbiamo già dei sapori, ma ci dà la possibilità di accompagnarlo. Quindi il pane toscano, che tra l'altro è stato riconosciuto a livello anche europeo come un prodotto, ecco, DOP, questo è molto importante. Allora, attenzione. Continuiamo con un ultimo tocco di colore della polvere. Questo qui è polvere di petali di pomodoro. Praticamente noi facciamo essiccare i petali di pomodoro e poi li frulliamo e facciamo questa polvere. E il piatto. Credo che fosse una droga indiana, invece niente di tutto questo. Va bene, quindi rimaniamo nell'ambito toscano. Allora, attenzione, intanto voglio ricordare ai nostri amici che volessero entrare a far parte di Vetrina Toscana, che è semplicissimo, basta contattare www.vetrina.toscana.it e magari scoprire anche quali sono i prossimi appuntamenti lungo il corso di questa meravigliosa estate nelle 10 province della nostra meravigliosa regione che è la Toscana. Allora, titolo del piatto e ingredienti. Uovo bio a 65 gradi con giardiniera di verdura dell'orto. Benissimo, è semplicissimo, andiamo a questo punto all'assaggio, chissà che cosa dirà la nostra amica giornalista di origine turca. Grazie ancora per la collaborazione e andiamo. Ed eccoci qua nel salone meraviglioso di Toscana Fair, dove Fair sta per fiera, la fiera, devo dire, della bontà. Ecco, mi viene spontaneo così. Complimenti ancora al nostro bravissimo chef. Ricordiamo ancora il titolo del piatto. Uovo biologico a 65 gradi con giardiniera di verdure dell'orto. Grazie Vincenzo, complimenti per la tua bravura e andiamo a presentare i nostri gentili ospiti per motivi di cavalleria. Un saluto a Selin Şal, giornalista turca che ormai ha scelto di trascorrere la sua vita qui a Firenze, vero? Esattamente. Ma da quanti anni sei qui a Firenze? 15 anni. 15 anni. Senti, ma i turchi amerebbero la cucina toscana? Ma adorano, di sicuro adorano. Perché qual è la caratteristica della cucina toscana che così ti ha colpito la prima volta che sei venuta qua?
I toscani lo sanno fare meglio, in tutto per tutto, quindi... La bravura. La bravura, l'arte nel saper fare, l'eleganza soprattutto. Bene, grazie Celine, siamo tutti contenti e orgogliosi. Anche il nostro simpatico e bravissimo Pierluigi, che è il direttore di questo luogo, che tra l'altro ogni volta, quotidianamente, su una bella lavagna che poi la regia vi proporrà, scrive e consiglia i piatti, diciamo, più stagionali, no? Più stagionali, certo, sì. E oltre a questo ci sono dei fiorellini che determinano un piatto salutare, un piatto di stagione, un piatto consigliato in collaborazione con la dottoressa Stefania Capecchi. È una nutrizionista. È una nutrizionista, certo, e insieme a noi collabora e scegliamo ricette e piatti per far sì che siano più salutari possibile. Qui si può bere del buon vino come si può bere della buona acqua, come per esempio l'acqua San Felice, che tra l'altro è l'acqua che abbiamo, come si dice, presentato dalla sorgente all'imbottigliamento. Allora, andiamo il benvenuto anche a Gherardo Baldassari, che è responsabile commerciale del Castello del Trebbio, zona Chianti Rufina. È un'azienda che tra l'altro annovera diverse zone di produzione. Ce le vuoi citare qualcuna? Sparse del territorio nazionale, diciamo, no? Che il titolare è Stefano Casadenzi e sua moglie Anna, gestiscono quattro tenute, diciamo. La più importante è il Castello del Trebbio alla Rufina, poi c'è una tenuta che si chiama Casadei a Suvereto, sulla costa toscana, una tenuta in Sardegna che si chiama Olianas, e poi c'è un progetto all'Isola del Giglio, e il vino che presentiamo stasera è proprio un vino fatto all'Isola del Giglio. Ecco, a Giglio Castello, magari, nella zona più alta. Sì, eh? Sì, sì, poi sono vigne che scendono a picco sul mare. Sul mare. Allora, parlaci di questo vino, che vino è? Allora, questo qui è un vino molto particolare, fa parte di un progetto che si chiama Le Anfore di Elena Casadei. Elena è la figlia di Stefano, il titolare. Sono vini che sono integralmente vinificati prima e poi affinati in anfore di terracotta. E quindi si torna a usare un metodo antichissimo. I greci vinificavano nelle anfore di terracotta, gli etruschi le usavano per commerciare il vino. E che vantaggio ha, ecco, la terracotta piuttosto di un altro contenitore? La terracotta ha prima di tutto un controllo naturale della temperatura, che serve, è molto utile durante la fermentazione soprattutto, e ha una microossigenazione, perché ovviamente sono anfore non smaltate, quindi devono traspirare, che è superiore a quella del legno, ma rispetto alle botti di legno non rilascia le sostanze che poi danno quel sapore particolare ai vini affinati. Quindi non viene intaccata, diciamo. Diciamo lascia più integro il gusto dell'uva. Gerardo, puoi mescere, intanto sentiamo il parere, sia sotto profilo cromatico, qui è un trionfo di colori, Céline, e quello tra l'altro della sapidità di questo uovo molto particolare. La composizione è di nuovo bellissima. Dal punto di vista nutroscientifico, secondo me molto salutare, molto estivo e ben bilanciato. E mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Quindi, diciamo, una forma, se vogliamo, semplicistica, perché insomma un uovo alla coque, però che poi è stato, devo dire, cotto in maniera particolare, con una gradazione assolutamente precisa per ottenere questo particolare risultato. Vincenzo ci è riuscito meravigliosamente bene, abbinato ad un trionfo di verdura, di sapori, di odori e di aromi molto particolari, poi dell'orto di questo luogo che ci ospita. Allora, brindiamo, devo dire, a Toscana Fair, brindiamo a questo luogo meraviglioso voluto dalla famiglia, ricordiamolo, Mati, che ormai opera in questo settore nell'aspetto vivaistico dal 1909 e che ha voluto fare questo grande salto di qualità, offrire alla propria clientela anche un luogo dove si può assaggiare, letteralmente conoscere sotto il profilo della stabilità, dei profumi, degli odori, i prodotti della terra. Quindi chi meglio di loro possono offrirvi, dal consumatore al produttore, dal produttore al consumatore, una cosa di questo tipo? Ebbene, questa famiglia Mati e i tre meravigliosi fratelli che portano avanti questa bellissima tradizione. Allora, un bel cin cin, un grazie ai nostri ospiti, Pierluigi, che ricordiamo il direttore, un saluto e un brindisi a tutta la cucina che ha permesso, devo dire, questi risultati meravigliosi che vi abbiamo presentato lungo il corso di queste quattro puntate, e naturalmente a Vincenzo Volpe, che è stato veramente l'artefice di questi piatti meravigliosi. Grazie anche all'azienda che ci ha suggerito questo vino, grazie a Céline, appuntamento a domani alla stessa ora. Cin cin.